riaperti i battenti. Sindaco, a te. Grazie, grazie soprattutto a Michele Izzo e a AMG, perché Michele l'ha detto, anche quest'anno tra tanti sacrifici, e i sacrifici purtroppo sembrano aumentare di anno dopo anno, anche quest'anno la città di Mercato San Severino ha la Fiera 4A. La Fiera 4A è una tradizione nella storia commerciale, imprenditoriale della nostra città, ma è anche vero che se non ci fosse l'impegno di Michele Izzo e di AMG, oggi noi non saremmo nelle condizioni di poterla allestire, perché queste spese, ahimè, sono state addirittura vietate per i comuni da un governo che continua sempre di più a tagliare e quindi ad impedirci di intervenire. La Fiera 4A è un momento importante, soprattutto in una situazione di crisi economica come questa, per cui il ringraziamento va a tutti gli espositori che anche quest'anno sostengono i costi di un allestimento e di una esposizione. A noi visitatori sembra tutto bello e sembra tutto facile, ma sappiamo che non è così, perché per tenere attrezzature, merci in esposizione, per rispettare le norme di sicurezza, cioè per fare tutto nel rispetto della legalità, beh, tutto questo ha un costo, e questo costo, oltre all'allestitore, lo sostengono chiaramente coloro che sono qui ad esporre. È ovviamente anche un momento per tirare un po' le somme e per cercare di non lasciarsi abbattere dalla disperazione. Qualche segnale timido, molto timido, di ripresa delle attività produttive c'è, ovviamente molto poco, perché noi sappiamo quanto purtroppo abbiamo perso nel corso di questi anni. C'è bisogno anche di decisioni che siano un po' più vicine alle esigenze degli imprenditori, ci sia una maggiore attenzione nei confronti di chi paga le tasse per poter mantenere un sistema che è quello della pubblica amministrazione, che il più delle volte non riesce ad aiutare gli imprenditori semplicemente a fare quello che vorrebbero fare, niente di più e niente di meno. Questa è anche una delle ragioni per cui la politica è in crisi e la gente si allontana dalla politica, però dobbiamo anche renderci conto che ci sarà sempre bisogno di qualcuno che prende decisioni, e se noi abbandoniamo il campo lasciando ad altri questo compito, corriamo il rischio poi di mettere il nostro futuro nelle mani di persone sbagliate. Io dedico questa sera anche come ultimo pensiero ad una persona che non c'è più, che ci aiutava sempre e ci ha sempre aiutato fin dal primo momento in cui è nata la Fiera 4A. La prima Fiera 4A nacque da una intuizione di Giovanni Basile, e perché Giovanni Basile diceva: Mercato San Severino ha nella sua storia questa caratteristica di essere la città crocevia, la città del commercio, la città dei traffici, la città delle comunicazioni. È stato sempre nel passato, altrimenti non ci chiameremmo Mercato San Severino, e quindi questa fu una sua idea. Giovanni non c'è più, ci ha lasciato anzitempo, però ogni anno, ecco, questa fiera potremmo pensare anche di renderla permanentemente dedicata a lui, magari anche attraverso qualche iniziativa per il prossimo anno, visto che quest'anno c'è un sottotitolo alla Fiera 4A, questa è la prima edizione di pizza, musica e non solo, quindi in quel non solo magari per il prossimo anno possiamo anche metterci qualche cosa in più che possa ricordare a tutti quanti noi il valore di quest'uomo, le sue idee, anche il suo spirito di servizio per la nostra città, e reso attraverso l'attività che ha compiuto nei suoi anni, negli anni che il Signore gli ha concesso di fare. Per cui io faccio tanti auguri agli espositori, ovviamente tanti auguri e tanti ringraziamenti a Michele Izzo e alla sua società, ad AMG, che possa essere una fiera proficua. Nei prossimi giorni anche noi, compatibilmente con i nostri impegni elettorali che finiranno da qui a 48 ore, avremo la possibilità di frequentarla di più e, perché no, anche di costruire qualcosa insieme per poter andare avanti e per poterci andare sempre meglio. Grazie, grazie a tutti. Chiamo la benedizione di Dio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Ma liberaci dal male. Preghiamo.
edizione perché sia riconosciuta la dignità della fatica quotidiana e ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio. E su tutti i padiglioni qui in esposizione. Andate in pace. Grazie, volevo anche ringraziare Antonio e Giovanni Romano. Del nastro questa sera per la fiera 4A di Mercato San Severino, un appuntamento che si rinnova e che anno dopo anno riscuote sempre maggiori consensi. Qui con noi all'inaugurazione, oltre al sindaco Romano, anche l'assessore alle attività produttive del comune di Mercato San Severino, Antonio Del Regno. Ecco, cosa significa per Mercato San Severino la fiera 4A? Significa molto, la fiera 4A è, si può dire che è l'evento più importante forse dell'anno per le nostre attività produttive. Noi dobbiamo comunque ringraziare assolutamente la MG di Michele Izzo che ha profuso tantissimo impegno. L'amministrazione è stata assolutamente vicino e sarà sempre vicino a queste manifestazioni perché noi abbiamo bisogno di imprenditori che ci possono dare una mano e noi continueremo a stare in sinergia con loro. Ecco, assessore, è una situazione, un periodo un po' difficile, particolare, di crisi, è la parola che più si sente in questo periodo. Ecco, cosa ha in mente, cosa ha in cantiere l'amministrazione Romano per risollevare le sorti della nostra economia? Ecco, ci sono progetti concreti per creare nuova occupazione a Mercato San Severino? Il progetto che in questo momento si può leggere da tutti i giornali è la... E in effetti il finanziamento per il polo, per l'area aeroportuale che assessore, ma se ne parla da anni, ma quando verrà effettivamente realizzato? Siamo agli sgoccioli per il finanziamento. I tempi, si sa, in questi casi non sono precisabili, però ci siamo. Comunque non è legata all'esito del risultato delle elezioni delle giornate del 31 maggio novembre prossimo? Assolutamente no. Quindi no. Possono stare tranquilli i cittadini di Mercato San Severino, è un'opera che comunque si farà indipendentemente dall'esito del voto? Sono sicuro di sì. Grazie. Sono assolutamente sicuro. Grazie.